Domani comincia la stagione della APU Old West Udine, prima partita in trasferta contro Rimini. Matteo, come sta la squadra? Come vi siete allenati in questo primo mese e mezzo? Quali sono le tue sensazioni su questo nuovo inizio di stagione? Beh, l'inizio di un percorso, questo campionato è diverso da quello della scorsa stagione, è una maratona, è un campionato molto più lungo ed impegnativo anche dal punto di vista fisico, oltre che dal punto di vista delle squadre che vogliono ambire ad arrivare primi e quindi avere la promozione in Serie A. Noi siamo un gruppo che si è rivoluzionato per sei decimi, ma abbiamo cambiato specialmente anche la maniera in cui vogliamo affrontare le partite. Abbiamo un gruppo più esperto, già dove tutti hanno già vinto. Si comincia da Rimini, una squadra che ha cambiato tanto in estate, una squadra che ha costruito un roster di buona qualità che si prospetta sia una di quelle squadre che cercherà chiaramente di arrivare fino in fondo. Sì, la prima partita è subito una partita insidiosissima, sia per il campo sia per l'avversario. È una squadra, anche loro sono molto esperti, hanno un roster anche profondo, molto fisico, hanno molta taglia, hanno giocatori che sono stati anche MVP italiano, MVP del campionato, giocatori anche di Serie A come Robinson, ed è un campo molto caldo dove l'anno scorso abbiamo fatto anche, per dire la verità, molta fatica. Si comincia subito con 3 partite in 8 giorni, e quale sarà un po' l'aspetto da valutare in questo caso? Più l'aspetto mentale o più l'aspetto fisico, secondo te? È ovvio che cercare di recuperare le energie e preparare le partite in breve tempo sia il fattore determinante, però guardiamo una partita alla volta, adesso dovremmo esordire fuori casa, ma non vediamo l'ora di giocare davanti al nostro pubblico mercoledì sera.